Salve a tutte e ben ritrovate sul mio canale. In questo video tutorial vi voglio mostrare come poter realizzare questi orecchini a forma di rombo, molto molto carini. Allora, io per realizzarli userò 36 mezzi cristalli da 4 mm oppure cipollotti. Poi andrò ad usare delle perline di conteria, del filo metallico. Questo qua, sottile, un filo metallico sottile che lo potete acquistare liberamente in qualsiasi ferramenta, oppure potete trovarlo anche in negozi che vendono articoli proprio per bigiotteria. Questo è di colore silver, però lo potete trovare anche in altri colori. Poi ciò che ci servirà è una monachella di colore argento e una tronchesina. Allora, io ho un orecchino già l'ho realizzato, quindi l'altro lo andiamo a realizzare insieme. Allora, come prima cosa prendiamo il nostro filo metallico sottile, circa, come già vi ho detto, userete circa 60 cm, perché è meglio che si avanza che se manca. E andiamo ad infilare un mezzo cristallo su uno di entrambi i lembi di filo e lo portiamo alla metà del filo. Poi prendiamo altri due mezzi cristalli e li infiliamo su un lembo di filo in questo modo qua. Ora prendiamo l'altro lembo di filo e lo facciamo passare attraverso il lato opposto, quindi qua. Vedete? Quindi lo facciamo passare attraverso l'altro, il senso opposto, e buttiamo giù. In questo modo qua. Facciamo sempre attenzione a fare in modo che i due fili siano sempre pari. Così. Ecco qua. Ora infiliamo, andiamo ad infilare altri tre mezzi cristalli. Quindi ne abbiamo infilato uno, poi due, ora ne infileremo tre. Uno, due e 3. E andiamo a fare lo stesso identico procedimento, quindi facciamo passare l'altro lembo di filo nel senso opposto, in questo modo qua. Tiriamo e portiamo giù, in questo modo qua. Vedete? Man mano che lo portiamo giù, andiamo un po' a modellarlo. Ecco fatto. Ora andremo ad infilare 4 mezzi cristalli. Andiamo sempre ad aumentare di un cristallo. Uno, due, tre e 4. E incrociamo. Facciamo passare il filo attraverso i 4 mezzi cristalli e portiamo giù. Ecco qua. Ecco che il nostro orecchino sta iniziando a prendere la forma di un rombo. Bene, quindi 4, ora ne andremo ad infilare 5. Quindi 1, 2, 3,
e 5 e andiamo ad incrociare. Facciamo passare il filo attraverso i 5 mezzi cristalli e portiamo giù. In questo modo qua, ecco qua. Allora io ora mi fermerò a 5, vedete come ho fatto pure l'altro, però voi volendo, magari se lo volete un pochino più grande, potete ancora andare avanti con 6 7 finché potete decidere in questo modo la grandezza dell'orecchino. Per me va bene così. Ora, messi i nostri ultimi 5 mezzi cristalli, andiamo a diminuire. Quindi mettiamo 4, 4 mezzi cristalli, andiamo ad infilare 2, 3 e 4 e incrociamo. In questo modo qua. Benissimo. Ecco qua. Vedete? Che c'è, inizia a prendere già la forma proprio del rombo completo. Ora, 3 mezzi cristalli. 2 e 3 e incrociamo così, in questo modo qua. Ecco qua. Ora mancano solo altri due passaggi, quindi gli ultimi 2, 1 e 2. Scusate, ho la telecamera che mi stava cascando tutto, quindi 1, 2 e andiamo ad incrociare. Ecco fatto così. In questo modo qua. Vedete? Ora andiamo ad inserire l'ultimo mezzo cristallo e chiudiamo il nostro rombo. 1. Incrociamo e portiamo giù. Il nostro orecchino è quasi terminato. Forse con il filo metallico ho un po' esagerato, quindi invece di 60 usate 50 centimetri. Sempre per la paura che magari può finire, ne uso sempre un poco in più. Benissimo. Ecco, ora prendiamo tutti e due i fili e li attorcigliamo insieme in questo modo qua. Magari possiamo farci aiutare anche da una pinza. Vedete così? Poi tagliamo. Bene, ora una volta tagliata andiamo a nascondere questo po' di filo metallico qua, questi due fili, e nascondiamo sotto all'ultima perla che abbiamo infilato, in modo che non si vede e che non possa darci fastidio. Ecco qua, così. Vedete che non si vede più.
visto che questo filo metallico comunque è molto morbido, si lavora molto facilmente. Benissimo. Ora l'orecchino è quasi terminato. Ora ciò che ci serve è appunto, dobbiamo fare appunto questa soletta per poi inserire la monachella. Allora la soletta la faremo con il filo di nylon che vi ho detto prima. Questo filo di nylon qua da 0,25 mm, molto sottile. E il filo di nylon lo faremo passare attraverso l'ultima perla che abbiamo infilato qua. Così. Ecco qua. In questo modo qua. Vedete? Ora, ad ogni estremità di filo andremo ad infilare 6 perline di conteria. Quindi su ogni estremità di filo mettiamo 6 perline, 1, 2. Bene, quindi una volta infilate le nostre 12 perline di conteria, sia da un lato e se da un altro lato, andiamo a chiudere l'asola, quindi l'andremo a chiudere con un nodo. Faremo un nodino in questo modo qua. Ne faremo un altro così. E per nascondere i fili li faremo passare di nuovo attraverso tutto il lavoro. Quindi, una volta fatto passare di nuovo i fili attraverso il lavoro in modo inverso, andiamo a tagliarli. Uno e due. Ora non ci resta che mettere la monachella e l'orecchino è finito. Quindi, prendiamo la nostra monachella e con una pinza apriamo la soletta di poco, in modo tale da non, facendo attenzione a non deformarla. Prendiamo il nostro orecchino, facendo attenzione a mettere la monachella nel giusto modo, quindi così, agganciamo la nostra monachella e richiudiamo l'asola. Bene, in questo modo qua. Quindi il nostro orecchino è terminato. Eccoli qua tutti e due. Avete visto come in poco tempo si possono realizzare veramente dei bellissimi, diciamo, gioielli. Io spero di esservi stata chiara. Vi chiedo di nuovo ancora scusa per qualche piccolo inconveniente e magari ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!